Il sindaco ha detto chiaramente che in questo momento sembra che la Tradeco non sia in grado di sostenere l'appalto. Cioè, quindi la vostra. Cioè. Penso di essere in grado. La questione è che se a un certo punto io dovevo era previsto in sede di contratto che avremmo dovuto recuperare ogni anno 1.175.000 euro dalla vendita del materiale differenziato. E questo utile non c'è. Anzi, ci rimettiamo 350.000 euro perché quel poco che raccogliamo differenziato è sporca e non la possiamo conferire così ai consorzi di filiera. Dobbiamo farla transitare attraverso un sistema di pulizia, di cerni, tutto questo, ed è un primo dato. Se ci sono delle pene applicate, quando ci sono delle responsabilità che ha anche Tradeco, però nel caso in specie, io partecipo a un appalto, mi sono 5 centri di raccolta e ne prendo 2, quindi non sono in grado di poter praticamente effettuare, non perché non sono in grado io, perché non sono logisticamente in condizione di poterlo fare. Se a un certo punto l'appalto prevede il servizio deve iniziare alle 6 del mattino e deve terminare alle 12 e noi iniziamo alle 2 di notte e finiamo alle 12. Cosa significa? Che qualcuno l'ha disegnato male. Ma quindi cioè, quello che si chiedono un po' tutti i cittadini è: ma l'avventura della Tradeco rischia di finire o no? Qua ad Imperia. Ma se a un certo punto io ho dimostrato che al mese di maggio ho accumulato 7.000 ore di straordinario e secondo me di questo passo a fine anno io ne faccio 16.000, qualcosa non va, non funziona. E non certamente, perché lo straordinario me lo sto piangendo io. L'integrazione notturna, che significa pagare il 15% in più il costo orario, me la sto piangendo io come società. Che altro mi posso piangere? Io mi faccio due cose, se mi conviene ti dico arrivederci Quindi lungo c'è quel questo rischio di periodo. Quindi c'è rescissione questa del possibilità? contratto? Ma se viaggiamo così, insomma, alla fine là ci arriviamo. Perché se a un certo punto uno ha un introito di 100 e ha spese per 120 e peraltro il servizio non va come dovrebbe andare, qualcosa non funziona. Ora, loro dicono che dipende dal fatto che sono state inserite 143 persone, invece prima ce n'erano 168. Io ho partecipato a una gara per 143, ne sto pagando 149, quindi più di questo cosa posso fare di più?